Siamo alla Cascina Selva, alle porte di Milano, in un ambiente assolutamente bucolico, pieno di piante, pieno di verde, ed è la location ideale per presentare questa Mini Cooper Roadster, una spiderina, chiamiamola così, che però ha delle doti piuttosto vivaci. Questa in particolare ha un motore di 122 cavalli, un aspirato di 1.600, capace di offrire prestazioni interessanti. Ci sono altre tre versioni della Mini Cooper Roadster, che sono, le ricordiamo, la versione dei 184 cavalli, che è col turbo, sempre benzina, e la John Cooper Work, che è la più cattiva, diciamola così tra virgolette, perché pensate è in grado di erogare 211 cavalli e raggiungere una velocità di 237. Ma lasciamo perdere questa informazione e andiamo invece a parlare della Mini Cooper SD Roadster, che è forse, diciamo, la motorizzazione ideale se pensiamo a tutto quello che questo motore porta con sé. Si tratta di un turbo diesel che ha delle prestazioni notevoli sia in termini di risparmio che in termini proprio prestazionali. Noi cercheremo di inquadrare in questa prova il profilo ideale di un potenziale cliente della Roadster, e lo faremo con ironia, con una provocazione, ricorrendo addirittura alla eristica dei filosofi di un tempo, la quale eristica altro non era che l'abilità nel confutare due argomenti contraddittori, e vedremo perché. A proposito dell'eristica, dirò le ragioni per cui una persona datata come il sottoscritto, diciamo con qualche ruga in più, non potrebbe in teoria comprare una Roadster, quindi non potrebbe entrare nel target dei potenziali clienti della Mini Roadster. Ha una forte personalità, un design originale e inconfondibile, doti che la caratterizzano come una macchina per clienti appunto meno datati. È una vettura di tendenza per i giovani, ha due posti secchi, un cruscotto forse troppo appariscente, anche se elegante, avveniristico, che ha fatto scuola presso altre marche, e questo è bene ricordarlo per onestà intellettuale. Poi un bagagliaio contenuto in quanto a volumetria, occupato parzialmente dalla capota rientrante. E poi, diciamoci la verità, il suo look nell'insieme enfatizza le rughe di uno della mia età, morale. Esaurita la provocazione, dopo averla guidata per un paio di settimane, apprezzandone le doti, vorrei lanciare un messaggio a tutti coloro che sono al di sotto dei 45 anni o dei 50. Se amate il contatto con la natura che vi circonda, l'architettura monumentale delle città incontrate nei vostri viaggi a cielo aperto, fate presto, regalatevi una Mini Roadster prima di entrare nel target di coloro che hanno appunto qualche ruga in più. Giù la capote e su il cappello. Tirare giù la capote di questa macchina e richiuderla è come mettersi il cappello. Bisogna godere queste vetture che ti portano nella natura, a contatto con la natura. Ecco, io penso che da questo punto di vista anche essere datati fa bene, perché tutto sommato si è più contemplativi ad una certa età, senza esagerare. Da aggiungere che anche l'aerodinamica di questa Spider inglesina è assolutamente apprezzabile. Se pensiamo allo spoiler che esce a 80 km all'ora e che ovviamente si abbassa automaticamente riducendo la velocità. Pensiamo che lo spoilerino quando è fuori ha una decortanza di
40 kg. Detto tutto questo, io penso che valga veramente la pena di fare un lungo viaggio plein air. Fantastico, devo dire che guidare una roadster di questo tipo significa, diciamolo tranquillamente, godere. Godere tutto quello che si vede in giro, perché si diventa parte integrante dell'ambiente esterno ed è un po' la sensazione che provano i motociclisti, soltanto che qui si è comodi.